Siamo a buon punto, poi un po' voltiamo pagina, ma provo. Allora, ieri ci siamo fermati parlando della regolazione della portata. Allora, questa. C, intersezione delle due caratteristiche, una del circuito in cui è inserito il compressore, cosiddetta esterna, quindi, e quella propria della macchina, del compressore, quindi caratteristica interna, abbiamo detto che il punto C rappresenta l'incontro fra queste diverse prospettive, ovvero da una parte quello che l'impianto in cui la macchina è inserita richiede affinché si possa raggiungere un certo effetto utile, ovvero per utile si intende quello che è l'esigenza dell'utente finale, del servizio che deve svolgere la nostra macchina inserita in quell'impianto. E quindi la caratteristica esterna rappresenta tutto questo. La caratteristica interna rappresenta il modo di funzionare della macchina, quello che la macchina è in grado di fare. Quindi, abbiamo detto più volte, se lo diciamo per l'ultima volta, l'intersezione tra queste due cuciule ovviamente rappresenta il effettivo punto di funzionamento di quella macchina inserita in quel circuito. Ok? Benissimo, dovevamo ripartire in qualche modo e siamo ripartiti. E quindi questo significa che il compressore, la cui caratteristica interna sia la I inserito nell'impianto, in cui la caratteristica esterna sia questa curva I, si mette a lavorare in condizioni nominali con la portata Q con C e erogando la portata Q con C alla pressione Q con C. Abbiamo detto ieri, nella conclusione della lezione di ieri, che quasi sempre, molto spesso, molto di frequente, è necessario prevedere nell'impianto un sistema che regoli questa portata rispetto al valore nominale, ovvero che possa fornire al nostro utente una portata diversa. Abbiamo già, proprio ieri, abbiamo ricordato come normalmente quando parliamo di regolare, parliamo di erogare una portata diversa da quella nominale, intendiamo ridurre la portata, fornire qualcosa in meno, perché teoricamente proprio con alcuni sistemi, col sistema che abbiamo visto ieri, quello della variazione della velocità di rotazione del motore che aziona il nostro compressore, teoricamente sarebbe possibile ottenere anche portate più elevate se appunto, il motore non sta già lavorando alla sua
massima velocità, però. Quindi, diciamo, salvo proprio casi particolari, diciamo, per noi quando parliamo di regolare la portata, sottointendiamo ridurla rispetto a quella nominale. Ieri abbiamo visto il sistema, appunto, di cui parlavo prima, che lascia inalterata la caratteristica esterna, quindi non tocca l'impianto e varia il modo di funzionare della macchina, semplicemente, insomma, variando la velocità di rotazione di questa macchina, se, appunto, questa è una cosa possibile, se il motore che trascina quel compressore è di un tipo a velocità variabile. Ne abbiamo parlato ieri, dipende, insomma, il motore sarà un motore elettrico, sarà un motore a combustione interna, potrebbe essere una turbina, come sapete, e quindi a seconda delle caratteristiche del motore primo, quello che trascina il compressore, questa variabilità può essere più o meno ottenuta. Quello che ci interessa è il risultato poi sulla come cambia la curva caratteristica interna del compressore e di conseguenza quali sono le variazioni di portata che ci possiamo aspettare. Questo l'abbiamo visto ieri, il concetto mi sembra abbastanza semplice. Se non avete dubbi rispetto a quello che abbiamo già detto, guadagnerei qualche minuto e non lo ripeterei, visto che mi hanno dato ieri. Se però qualcuno sfugge qualcosa, ancora una volta non c'è nessun problema. Il tempo c'è, non è che abbiamo i minuti contati, tranquilli, quindi se qualcosa, prima di aggiungere altro, fatemi sapere se qualcosa. Ok, allora, se tutto a posto, quindi vediamo la seconda possibilità, che è quella, appunto, di lasciare inalterato il funzionamento della macchina, il che significa dire che la curva caratteristica interna non cambia, e interveniamo sul circuito in modo da variarne le caratteristiche, che significa, appunto, che quella che abbiamo chiamato curva caratteristica esterna cambierà, e la facciamo cambiare in modo tale da produrre il desiderato, la desiderata riduzione della portata che eroga la pompa e che quindi arriverà al nostro utilizzatore, che sostanzialmente l'idea è quella di adoperare una semplicissima valvola di laminazione del o di strozzamento, per meglio dire, del flusso lungo il circuito. Diciamo, qui da qualche parte ci sarà il nostro utilizzatore. Ok? E in che modo? È praticamente, appunto, una valvola che, diciamo, nel funzionamento nominale è completamente aperta e quindi lascia praticamente inalterata la sezione di passaggio caratteristica di quel tubo lungo il quale abbiamo predisposto la valvola, e questo in condizioni nominali. In pratica strozzare, appunto, significa andare a chiudere progressivamente questa valvola. Evidentemente dovrà essere una valvola, come sapete esistono vari tipi di queste valvole, esistono quelle on off, o tutto aperto o tutto chiuso, e poi esistono una varietà, insomma, abbastanza ampia,
che consente in particolare una chiusura progressiva, nel senso che detta 100 la sezione di attraversamento, questa può ridursi progressivamente del 10, 20, 30, 40% e via dicendo. Questa strozzatura da un punto di vista fluidodinamico in che cosa si traduce? Si traduce in un'aggiunta di una perdita di carico concentrata, abbastanza forte, concentrata appunto sulla valvola, proprio nella sezione strozzata. Il che significa che se questa era la curva caratteristica che avevamo disegnato quando la valvola è completamente aperta, quindi quelle che abbiamo chiamato condizioni nominali, aggiungendo questa perdita concentrata, significa che per ogni valore della portata, diciamo, la risultante delle perdite nel circuito deve essere cresciuta. E quindi questo significa dire che la curva caratteristica esterna avrà una pendenza maggiore rispetto a quella del funzionamento nominale. Per esempio, se chiudiamo di un x% la valvola, possiamo ottenere questo andamento. Se la chiudiamo ulteriormente, evidentemente otterremo quest'altro andamento e il punto di funzionamento. Quindi, siccome abbiamo detto che il compressore lavora sempre alla stessa maniera, la sua caratteristica interna non l'abbiamo toccata, il punto di funzionamento si sposterà da C a C', eventualmente da C' a C', e il risultato è che appunto faremo pervenire al nostro utente portate via via decrescenti mano a mano che strozziamo la mandata. Okay. E questo appunto lo possiamo fare sfruttando proprio la forma, l'andamento della caratteristica interna di questa macchina, che appunto fa proprio questo. Ok, io ti posso dare una portata inferiore, ma te la erogo con livelli di pressione via via crescenti. Questi aumenti della pressione servono a vincere le aumentate perdite. È chiaro che questo è un sistema molto semplice, molto economico e quindi, come potete immaginare, molto utilizzato. Molto economico, quindi molto utilizzato, che presenta anche il vantaggio non trascurabile di consentire una regolazione abbastanza fine, nel senso che appunto montando una valvola di discreta qualità, io in un certo intervallo, chiaramente avrò un limite, avrò una portata minima sotto la quale non è consigliabile scendere, però io posso regolare quelle sezioni di passaggio in maniera abbastanza fine e quindi ottenere, come dicevamo, tutte le, all'interno di questo range, per esempio questo, posso avere tutti i valori di portata che l'utente mi richiede, a differenza del sistema che abbiamo visto ieri, dove questa possibilità è garantita solo da alcuni motori primi di tipo particolare, cioè o dei particolari motori elettrici più sofisticati e più costosi, mentre quelli più usati, più semplici, più economici e più usati, se hanno la possibilità di regolare la velocità, hanno dei punti fissi, insomma, può andare a una certa velocità, alla metà di
quella velocità, a un quarto di quella velocità, ma non hanno normalmente posizioni intermedie. È chiaro che se invece un motore elettrico, un motore ad esempio in corrente continua, può effettuare una variazione più fine, è altrettanto evidente che se il motore primo è un motore a combustione interna, e questi ormai li conoscete, è altrettanto chiaro che la regolazione della velocità può avvenire passo passo e non in maniera discretizzata. Okay? E quindi questo sistema molto semplice, molto economico, garantisce questo vantaggio. Il problema sta, diciamo, il problema è che normalmente in questi impianti, a volte ci si fa poco caso, ma noi che abbiamo questa tendenza a valutare le cose dal punto di vista energetico, è chiaro che questa soluzione dal punto di vista energetico non è particolarmente brillante, in quanto otteniamo il risultato desiderato andando a introdurre artificialmente ulteriori perdite, che appunto che prima erano queste, diciamo CD, poi diventano C'D' e poi C secondo di secondo. Quindi questo che cosa significa? Vi ricordo che la potenza che assorbe questo motore che trascina questo compressore dipende dalla portata, d'accordo, ma dipende anche dalla prevalenza, no, carico politropico, e quindi insomma abbiamo detto tante volte che chiaramente queste ordinate, i valori della pressione di mandata sono strettamente legati a questi, bisogna solo definire le condizioni iniziali. E quindi qual è il problema? Il problema è che, come potete vedere da questa espressione, è vero che la portata sta diminuendo per effetto della regolazione, ma aumenta il lavoro richiesto, scambiato, per effetto delle perdite aggiuntive che stiamo introducendo nell'impianto. E quindi quello che può succedere, è chiaro che bisognerebbe sapere caso per caso, non lo possiamo dire così a priori, però possiamo ragionare su questa cosa, dovremmo conoscere appunto la legge con cui mano a mano che chiudo quella valvola questo diminuisce e quest'altro termine aumenta. Però è facile rendersi conto che ci potrebbero essere dei casi in cui, appunto un po' anomali, perché io dico mi serve meno portata e quindi questa diminuisce, ma questo aumenta di pari misure, la potenza assorbita non cambia, o addirittura in casi meno fortunati potrebbe addirittura capitare che l'aumento della prevalenza che consegue all'aumento delle perdite che noi stiamo introducendo nell'impianto superi numericamente il peso della riduzione della portata, e quindi diciamo si arriva a questa situazione un po' anomala che in condizioni di massima portata, in condizioni di progetto, questo compressore assorbiva una potenza di tot kilowatt, e con una portata, che ne so, metà, quando eroga metà portata assorbe una potenza più elevata, per esempio. Potrebbe capitare, non è che deve capitare, però potrebbe capitare una cosa del genere. Questo per darvi un'idea appunto di come sia dissipativo dal punto di vista energetico questo sistema, mentre per esempio se io posso regolare la caratteristica interna col sistema che abbiamo visto ieri, con la riduzione della velocità di rotazione, e per esempio questa è caratteristica di una certa velocità di rotazione n,
se ho a disposizione un motore che mi riesce a far ruotare il compressore a una velocità n' minore di n, ecco, io potrei ottenere la portata, lo stesso effetto che con la valvola di strozzamento sto ottenendo, ovvero ridurre la portata da Q con C a Q secondo C, però appunto andrei a lavorare in quest'altro punto di funzionamento, quindi otterrei lo stesso effetto utile, la pressione utile chiaramente è garantita sempre, vabbè, no? Avevo trascurato di dirvelo, se no che stiamo facendo, insomma è chiaro che questo livello di pressione deve essere comunque garantito. La portata utile viene raggiunta lo stesso, però vedete con delle perdite che rispetto al caso nominale si sono ridotte e vedete sono molto più ridotte rispetto a quelle che si avrebbero se erogassimo la stessa portata però con regolazione tramite valvola di strozzamento. E allora vedete dal punto di vista energetico in quest'altro modo vedete subito come sì, riduco la portata che è quello che voglio ottenere ma riduco come vedete regolando la velocità e quindi cambiando la caratteristica interna automaticamente la macchina mi deve fornire un minore pressione di mandata, un minor valore del lavoro scambiato e quindi diciamo effettivamente a questa regolazione, riduzione di portata, si accompagna anche una riduzione della potenza assorbita. Quindi dal punto di vista energetico è molto più efficiente. Teniamo presente un'altra cosa, ovvero che vedete qui al denominatore non ci dimentichiamo mai della presenza di questo termine. E non so se ricordate, tra un po' accendiamo il proiettore e vediamo le immagini. Adesso qui rischio di sporcare un po' troppo questo disegnino, però non so se ricordate, quando un costruttore fornisce queste che si chiamano mappe di funzionamento del compressore e vi fornisce anche le cosiddette curve di isolivello del valore del rendimento della macchina e abbiamo visto che come è normale, l'abbiamo spiegato ormai da tempo parlando di macchine dinamiche, quello che noi scriviamo qua sotto, insomma diciamo che un compressore ha un valore del rendimento pari a un certo valore, sottintendiamo che è il valore che si raggiunge nelle condizioni nominali, che sono anche sinonimo di condizioni ottimali, quelle che ha tenuto presente il progettista quando si è messo a calcolare, a disegnare quei triangoli di velocità, eccetera, che abbiamo studiato a suo tempo e che consentono di ottenere il massimo rendimento. Abbiamo detto più volte che appena ci spostiamo dalle condizioni di progetto, cambiano tutti i parametri fluidodinamici della macchina e di conseguenza ci si allontana da quel valore ottimale del rendimento. Questo significa appunto che se su una mappa di questo genere è possibile per esempio tracciare delle curve di iso rendimento di questo tipo, okay, dove appunto vediamo che il rendimento assume un certo valore e su questa curva, per esempio qui è il valore massimo e quindi questa significa che è quella che riguarda
è relativa alle condizioni nominali o di progetto della macchina. Effettuando queste regolazioni ci si sposta verso altri punti di funzionamento caratterizzati da valori del rendimento via via decrescenti, ok? Non so se è chiara questa cosa. Dopo vediamo meglio le immagini con il pointer, ma il concetto è abbastanza semplice. Abbiamo detto che questo rendimento che compare qui al denominatore assume un valore massimo in corrispondenza di portata e condizioni di funzionamento cosiddette nominali, ovvero di progetto. Quello che dicevamo un attimo fa, quelle che ha preso in considerazione il progettista quando ha disegnato le pale di questo compressore, sostanzialmente in un certo modo, non solo le pale, insomma tutto quello che costituisce la macchina in un certo modo. Lui, per ottenere diciamo il massimo rendimento, ha dovuto ipotizzare che le velocità assolute, relative, di trascinamento stessero fra loro in certi rapporti. Queste velocità evidentemente si ottengono e quindi a quelle velocità corrisponde un ben preciso valore della portata. Quando noi andiamo a variare la portata, variano queste velocità e quindi diciamo le condizioni di funzionamento della macchina si discostano da quelle che aveva previsto il progettista quando è andato a disegnarla, ok? E quindi questo significa, come abbiamo detto tante volte, che quando ci si allontana dalle condizioni nominali di funzionamento, in un senso o in un altro, io per semplicità mi sono spostato verso le portate decrescenti, che sono quelle che abbiamo visto nel nostro esempio, ma in generale quando ci si discosta dalla portata nominale sia in aumento sia in diminuzione, poiché stiamo variando le condizioni fluidodinamiche di funzionamento della macchina, quel valore del rendimento diminuisce. E quindi, tornando a quello che dicevo prima, con la regolazione, per esempio mediante strozzamento, come abbiamo detto, in questa espressione l'unico termine che diminuisce è la portata, però aumenta sicuramente la richiesta di lavoro da parte del motore che trascina il compressore, diminuisce il rendimento, e quindi c'è un doppio motivo per il quale diciamo l'assorbimento di potenza può peggiorare. D'accordo? Volevo sottolineare questo. È chiaro che questa circostanza può verificarsi anche se faccio la regolazione tramite la variazione della caratteristica interna della macchina, ma in generale diciamo, l'effetto negativo sul rendimento in questo caso sarebbe un po' più moderato. Ok? Vorrei aggiungere una cosa sui compressori. Quando cioè il fluido da trattare è fluido gassoso, e appunto per questo parliamo di compressori e non di pompe, che andremo a studiare tra qualche giorno e che riguardano i fluidi incomprimibili, sul compressore sarebbe possibile, qualche volta lo si fa,
è possibile anche montare la valvola di strozzamento anziché sulla mandata, sull'aspirazione del compressore, laminando quindi l'aspirazione, quindi riducendo la pressione in ingresso al compressore. Lo chiariremo con tutta calma e approfonditamente quando parleremo delle pompe. Attenzione, questa possibilità di strozzare l'aspirazione è solo per i compressori, appunto macchine operatrici che elaborano un gas. Assolutamente non può farsi nelle pompe, che abbiamo detto sono macchine strettamente imparentate ai compressori. Più volte abbiamo detto che molte delle cose che stiamo dicendo in questi giorni ce le ritroveremo dal quale quando parleremo delle pompe, ad eccezione però di alcune cose. Per esempio questa, lo rimarcheremo fortemente al momento opportuno, ma ci tengo a darvi questo segnale di attenzione. Questa cosa che diciamo appunto di laminare l'aspirazione è assolutamente vietata, scusate il termine, insomma, per dire è assolutamente da evitarsi nel caso che la macchina operatrice elabori un liquido, perché sicuramente darebbe luogo ad un grave problema di esercizio tipico delle pompe, di cui parleremo con tutta calma al momento opportuno. Per il compressore questo, siccome il fluido è un gas, diciamo, non c'è questo rischio. Il rischio delle pompe è legato alla possibilità che il liquido inizi ad evaporare, e mi fermo qui, non aggiungo altro, lo faremo al momento opportuno. Quindi diciamo molto semplicemente il rischio è legato alla possibilità di questo passaggio di fase, e quindi questo giusto per spiegarvi che è chiaramente è un problema di un liquido. Se il problema sta nel passaggio di fase, è chiaro che il problema riguarda i liquidi. Se parliamo di un gas, problemi di passaggio di fase, in questo caso non passare da liquido a vapore, chiaramente non esiste. E quindi ecco perché, diciamo, per il compressore si può anche effettuare questa scelta. Soltanto che ci vuole un po' di attenzione nel fare questa operazione per due motivi. Primo, perché se il compressore non riesce a variare, in questo caso ad aumentare il rapporto di compressione, questo significa che se il rapporto di compressione rimane lo stesso, significa che se io abbasso la pressione iniziale e il rapporto, abbasso anche la pressione di mandata. Vi trovate se P2 su P1 uguale beta rimane costante, abbassando P con 1 automaticamente vado ad abbassare P con 2. E quindi qui ci sarebbe il rischio, bisogna vedere, valutare bene caso per caso, che questo significa che potrebbe abbassarsi anche il livello della pressione utile. Quindi significa dire che appunto un po' come con la variazione della caratteristica interna, come potete vedere, io mi sono fermato qui, ripeto, sempre per non sporcare troppo. È chiaro che, per esempio, quello che dicevo prima, io non posso con questo sistema, in questo esempio, non posso erogare una portata Q con C terzo così e così piccola, perché questo significherebbe andare a regolare la velocità di abbassare talmente la velocità di rotazione per cui la pressione di mandata potrebbe scendere al di sotto dell'utile, e questo lo devo evitare.
Quindi siccome con la laminazione in aspirazione io abbasso la pressione di mandata, così come in pratica accadeva anche riducendo la velocità di rotazione, devo stare attento che in questo modo, diciamo, anche se appunto c'è l'effetto dell'incremento delle perdite, analogamente, diciamo, il discorso della crescita delle perdite, se la valvola la metto qua o la metto qua, è sempre la stessa cosa, insomma, non cambia nulla, e quindi questo lo devo compensare, però devo valutare caso per caso, impianto per impianto, che questa operazione sia possibile. Gli altri due inconvenienti, più di natura pratica che fluidodinamica, sono relativi al valore della pressione iniziale, cioè se questo compressore di suo parte da una pressione prossima a quella atmosferica, come in molte applicazioni pratiche potrebbe capitare, cioè se questo compressore appunto preleva per esempio l'aria alla pressione atmosferica, abbassarla significa far lavorare in depressione i primi le prime sezioni della macchina. Quindi questo significa che appunto per quanto ci si stia attenti con tubazioni ben sigillate, guarnizioni eccetera, però se io qui creo una zona di pressione minore rispetto a tutto l'ambiente, come sapete, come abbiamo visto in altre circostanze, c'è il rischio di aspirare, di succhiare, diciamo, di risucchiare l'aria esterna. E allora dipende appunto poi da chi è il gas che stiamo elaborando. Se è sempre l'aria, con problemi non ce ne sono, ma se per esempio è metano e noi lo misceliamo all'aria, praticamente gli stiamo andando a creare i presupposti per, basta che poco poco trova un minimo di energia di attivazione, che potrebbe essere un punto caldo che si può in qualche modo registrare, c'è il comburente, c'è il combustibile e si brucia tutto, insomma, parte la combustione e quindi questa cosa diventa delicata. L'altro rischio è che, come sapete, che queste macchine, le parti rotanti hanno dei circuiti di lubrificazione e quindi una depressione più o meno spinta potrebbe anche richiamare l'olio, il lubrificante che si trova nelle parti basse della macchina, verrebbe richiamato proprio nello spazio percorso dal fluido, dal gas, che quindi verrebbe diciamo sporcato, verrebbe contaminato sia il gas sia la macchina stessa, insomma sono cose da evitare. Ecco perché, come dicevo, è possibile tecnicamente laminare l'aspirazione, ripeto, per i compressori, a differenza delle pompe, dove è assolutamente vietato. Tecnicamente è possibile, però insomma, bisogna prima valutare se è conveniente oppure no. Viceversa, lo strozzamento sulla mandata, diciamo, al di là di queste penalizzazioni in termini energetici, in termini di efficienza della trasformazione, altri problemi non ne sono. Ok?
un'altra cosa che pure si può fare, ogni tanto si fa, per variare la portata che raggiunge l'utilizzatore, è un sistema che, diciamo, abbastanza semplice, che non sposta in maniera sensibile, lo vedremo meglio quando parleremo delle pompe. Per il compressore, diciamo, non interveniamo sul piano di funzionamento, perché il punto caratteristico di funzionamento un pochino cambia, ma di molto poco nel caso appunto del compressore. Se adottiamo appunto come sistema di regolazione della portata che facciamo arrivare al nostro utilizzatore, quello di bypassare in pratica una parte della portata che il compressore mi ha fornito, nel senso che se l'utilizzatore, rispetto alla solita portata nominale, per esempio l'avevamo chiamata P.C, mi chiede una portata più bassa, appunto la portata nominale, se io dispongo una valvola su questo circuito di diciamo teoricamente di ritorno, poi chiariamo fra un minuto, nel senso che io questo lo potrei far ritornare al compressore, però dobbiamo precisare un po' meglio questa cosa, fra un attimo lo facciamo. Dicevo, in condizioni nominali questa valvola è chiusa, questa valvola è chiusa, completamente chiusa, perché sta su un circuito di bypass, e quindi significa che, diciamo, l'ho disegnata qui proprio per non toccare il punto di funzionamento. Teoricamente io l'avrei potuta mettere, avrei potuto fare appunto il circuito di bypass, è qualcosa che fa in questo modo qui. Okay. Quindi quando mi serve tutta la portata, questa valvola è chiusa e tutto il fluido segue la sua strada. Se me ne serve di meno, il compressore elabora teoricamente sempre la stessa portata, però io all'utilizzatore ne faccio arrivare una parte, una parte la faccio ricircolare, la faccio ritornare indietro. Non si fa proprio così questa cosa, quindi stiamo a vedere quello che è da cui eravamo partiti, per cui, diciamo, il concetto rimane sempre lo stesso. Se all'utilizzatore non mi serve più, all'utilizzatore non serve più tutta la portata Q con C, io posso apro questa valvola, incomincio ad aprire questa valvola e scarico all'esterno, cioè non faccio arrivare all'utilizzatore quella frazione, quella aliquota che non è più desiderata. Che regolazione tramite bypass, così si chiama. Questo che cosa significa, appunto, parlando di questi casi? Significa che ho due possibilità: o appunto il gas in eccesso che non mi serve più, lo scarico direttamente in atmosfera. Chiaramente, come potete immaginare, questa operazione la posso fare solo in alcuni casi, cioè dipende da chi è questo gas. Cioè, prima di tutto non deve essere una sostanza tossica che io la prendo e la mando così allegramente in atmosfera, e secondo, magari deve essere anche non costoso, evidentemente, quindi sicuramente non può essere un gas tecnico, sicuramente non può essere un combustibile, di cui potete immaginare tutto quello che si fa per procurarcelo e uno poi lo butta via, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale. Quindi chiaramente questa è una cosa che si può fare. L'esempio più facile che mi viene in mente, se il fluido di cui parliamo è l'aria che reintrodotta in atmosfera danni non ne crea, e il costo, appunto, fino a questo momento, finché qualcuno non deciderà di tassarlo,
e il costo è zero, insomma, quindi chiaramente è un caso facile in cui questo discorso si può fare. Altrimenti quello che stavo cercando di anticipando prima con questo tratteggio, io appunto anziché scaricarlo proprio in atmosfera lo posso riportare all'aspirazione del compressore, però attenzione, non lo posso fare così semplicemente, nel senso che qui lungo il circuito devo prevedere uno scambiatore di calore, okay, che mi vada a raffreddare il gas che sto bypassando e lo introduco all'aspirazione del compressore, perché come ben sapete, nel momento in cui io faccio questa compressione, va bene, reversibile per comodità, ma poco cambia, anzi, se la facessi reale di questo genere, come sapete, fra aspirazione e mandata del compressore, oltre a cambiare la pressione, evidentemente cambia anche la temperatura. Quindi in pratica quel gas, a parte le piccole dispersioni, il gas che io faccio ritornare all'aspirazione tornerebbe all'aspirazione con la temperatura alla quale era uscito in precedenza. Quindi questo significa che in un funzionamento continuo a questo compressore l'aria, il gas che aspira viene miscelato con gas la cui temperatura cresce indefinitamente, perché a ogni passaggio aumenta un pochino, e che significa prima di tutto peggiorare la termodinamica del compressore oppure comunque significa far crescere queste temperature a livelli assolutamente non desiderati. Quindi come vedremo questo sistema è abbastanza utilizzato nel caso in cui la macchina operatrice sia una pompa, quindi che elabora un liquido. Con il liquido questo problema dell'innalzamento della temperatura non c'è, e quindi diciamo il riciclo dell'acqua, del liquido trattato, non crea problemi. Col gas c'è il problema, quindi non è molto utilizzato questo sistema. Se lo si vuole utilizzare, prevede queste due opzioni: se il fluido, se è possibile scaricarlo in atmosfera, quindi a perdere praticamente, il caso che abbiamo detto prima, se il fluido ha queste caratteristiche che può essere riversato in atmosfera, è molto semplice, molto economico, molto pratico. Se lo devo, se non lo posso fare e quindi lo voglio reintrodurre all'aspirazione del compressore, devo complicarmi l'impianto, devo prevedere uno scambiatore che riporti appunto in uscita, mi riporti diciamo la temperatura al valore iniziale, andando a sottrarre questa quantità di calore al fluido. Che significa complicazione? Significa che devo avere a disposizione un fluido freddo che mi consenta questa operazione, se non ce l'ho non lo posso fare. Ok? Vogliamo? Io ho una domanda. Se la valvola di laminazione invece di metterla sotto il serbatoio, la metto prima dell'utilizzatore. Questa non è di laminazione, questa è di. La discarico. Sì, è una valvola di bypass. Di bypass, scusi. Se la metto invece vicino dalla parte. Qua? Sì. Stessa cosa. Poi magari ne parleremo parlando delle pompe, vedremo che qui io il disegnino lo sto facendo molto alla buona per chiarire il concetto. Poi dal punto di vista pratico ne parleremo, magari adesso l'avevo tralasciato questo discorso,
è chiaro che supponiamo per esempio di dover fare tutto un circuito di bypass chiuso, quindi con il riciclo all'aspirazione. Vedremo dal punto di vista pratico, si cerca di fare tutto questo percorso il più breve possibile, il più corto possibile, perché non ha nessuna necessità, nessuna utilità pratica questo circuito, tranne quello appunto di bypassare la portata. Se lo facessi lungo, tortuoso, articolato, andrei a introdurre, e quindi mi cambierebbero, io ho detto facciamo finta che non cambia niente, quando studieremo le pompe invece faremo l'esempio in cui vedremo che le cose cambiano, e nel senso che, ne abbiamo parlato ieri, è chiaro che aggiungere un pezzo di circuito all'impianto, quindi aggiungere qualche metro in più, aggiungere una valvola, aggiungere delle curve, dei gomiti, significa aggiungere perdite di carico. Quindi di fatto la caratteristica esterna a rigore non è che non cambia, cambia perché tutte queste... come vado a complicare un attimo il circuito, così aumentano le perdite. Okay? Allora è chiaro che se io potessi fare quello che avevo abbozzato prima, poi ho cancellato, lo vedremo con calma, ripeto, quando faremo un esempio con la pompa, è chiaro che siccome a me questo circuito non mi serve a nulla da un punto di vista funzionale, sempre per quanto riguarda l'utilizzatore, allora è chiaro che dal punto di vista poi realizzativo, il progettista dell'impianto cercherà il più possibile, compatibilmente con i vincoli che ha al contorno del suo problema, teoricamente cercherà di farlo così, questo circuito, non so se rendo l'idea, cioè il più possibile corto, breve e poco tortuoso intorno alla macchina, okay, con la valvola e tutto il resto, eventualmente lo scambiatore, insomma, nel caso del compressore. Okay, questo poi perché se appunto lo facessi più lungo, più tortuoso, diciamo, non caverei nessun vantaggio e invece andrei a introdurre delle perdite. Se lo faccio appunto così corto in prossimità della macchina, posso assumere con buona approssimazione che la caratteristica esterna dell'impianto non è variata. Okay? Vedremo con calma invece che in realtà, dovendolo fare in minimo di lunghezza, introducendo valvole e cose, delle perdite si aggiungono, e andremo a vedere come la caratteristica esterna risultante del circuito, che in pratica è un circuito risultante che vede due circuiti in parallelo, quello principale e quello di bypass, e vedremo che la caratteristica esterna sarà la risultante delle caratteristiche di questi due circuiti, sia quello principale sia quello di bypass, e questa è un po' la logica. Ok, va bene, sulla regolazione non aggiungere altro, quindi, se non avete altri dubbi.